In un tempo nel quale Dio è diventato per molti il grande sconosciuto e Gesù semplicemente un grande personaggio del passato, occorre un rinnovato impulso che punti a ciò che è essenziale della fede e della vita cristiana. Queste le parole di Papa Benedetto XVI. La mostra videro e credettero la bellezza e la gioia di essere cristiani propone un percorso che, partendo da questa nostra situazione, intende mettere in luce i tratti essenziali della fede, come una possibilità per ciascuno. La porta della fede è sempre aperta per noi. Il titolo e l'immagine portante della mostra, Videro e credettero, è stato suggerito dal racconto di Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro, vedendo le bende per terra, Giovanni vide e credette. Al tempo stesso richiama la traiettoria della convinzione maturata dagli apostoli nella convivenza con Gesù, fino alla certezza di essere davanti a una personalità unica dell'altro mondo. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Il sottotitolo La bellezza e la gioia di essere cristiani, un'espressione di Benedetto XVI, evidenzia la convenienza umana dell'incontro con Cristo che non toglie nulla, ma dona tutto il percorso della mostra. Prima sezione, il contesto. Voi siete i primi dei moderni. Il contesto nel quale viviamo, secondo la felice formula di Peggy, è un mondo dopo Gesù, senza Gesù. L'esito sono deserti interiori, un uomo senza volto al quale la realtà appare priva di consistenza, in balia del nulla. Ma si domandava a Eliot, è l'umanità che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha abbandonato l'umanità? Secondo Benedetto XVI, il nocciolo della crisi della Chiesa in Europa è la crisi della fede. Seconda sezione. L'antefatto. Il cuore dell'uomo. Ah, come colmarlo, questo abisso della vita? In tale contesto, come può Cristo attrarre il cuore dell'uomo? Come mai la fede ha ancora in assoluto una sua possibilità di successo? Perché essa trova corrispondenza nella natura dell'uomo. Nell'uomo vi è un'aspirazione nostalgica verso l'infinito. Solo il Dio che si è reso finito è in grado di venire incontro alle domande del nostro essere. Perciò anche oggi la fede cristiana tornerà a trovare l'uomo. Il cuore dell'uomo, il mistero eterno dell'essere nostro, è l'antefatto al fatto di Cristo, risposta piena e definitiva che, unica, può colmare l'abisso. In Cristo Dio non è più il Dio ignoto, lontano, irraggiungibile, bensì il Dio vicino. Egli si è mostrato e adesso la via è aperta verso di Lui. Terza sezione. Il fatto. Gesù di Nazareth. Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Come un uomo colto, un europeo dei giorni nostri, può credere, credere proprio alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo? Per rispondere alla domanda posta da Dostoevsky, la mostra ripercorre le pagine del Vangelo per fissare i tratti inconfondibili dell'esperienza dei primi, dall'istante in cui Giovanni e Andrea seguirono Gesù. Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Da quel giorno rimasero con lui, sempre più stupiti da un'umanità eccezionale, sorprendente, mai vista, che li portava a chiedersi chi è costui, fino alla certezza che in quell'uomo si poteva avere fede. Quarta sessione. Il riconoscimento, la libertà dell'uomo. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Per credere c'è solo da lasciarsi andare, c'è solo da guardare, scrive ancora Peghì. Di fronte alle sue parole, ai gesti, ai miracoli, al perdono dei peccati, emerge la posizione del cuore delle persone. Molti gli sono pregiudizialmente ostili, fino a negare i fatti. Solo i semplici di cuore, coloro che hanno fame e sete, Zaccheo, la Samaritana, la Maddalena, il cieco nato, lo riconoscono e lo accolgono per l'esperienza della loro umanità guardata, amata, abbracciata, perdonata. Restituita a un nuovo inizio. Il Papa ci ricorda che la resurrezione è l'evento che pone definitivamente nella storia questa novità, la vittoria sul male e sulla morte, che cambia il mondo e la situazione dell'uomo. Quinta sezione. Gesù nostro contemporaneo. Vivo non più io, è Cristo che vive in me. Gesù risorto, vincitore del male e della morte, Signore dello spazio e del tempo, è vivo, presente, qui e ora, attraverso la Chiesa, segno e sacramento di salvezza per tutti gli uomini. Attraverso il battesimo la vita di Gesù è posta nella vita dei battezzati come un seme. Così attraverso un paziente cammino la fede diventa un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia tutta la vita dell'uomo. Per tale ragione i santi sono i veri protagonisti della trasformazione del mondo, in quanto pienamente afferrati da Cristo. Cristo vive in me. Per questo, quello che abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità.